Ciao ragazzi, come va? Oggi è sabato pomeriggio, sabato 7, credo, sapete che con le date io non ci becco molto, e sto facendo il solito giro nei campi per vedere un po' com'è la situazione. Qual è la novità di questa settimana? Beh, la novità di questa settimana è che la tanto attesa pioggia finalmente è arrivata, se Dio vuole, era... da inizio anno, ma anche da prima, che non pioveva quasi per niente. Fortunatamente insomma, è venuta una pioggia importante, perché dalla colonnina X-Sense di X-Farm sono andato a vedere che ci sono venuti 53,7 mm, quindi direi assolutamente una piovuta di tutto rispetto, tanta acqua che va comunque non arriva a colmare quelle che sono le medie stagionali normali, però è sempre meglio di niente. È un discorso, diciamo, anche lì l'acqua è arrivata un po' tardi per il discorso del triticale, che è quello che volevo farvi. Adesso, come vedete dalle immagini di copertura, il triticale che negli ultimi 7 giorni abbiamo anche irrigato a scorrimento, che chi mi segue lo sa, ho fatto un video, una gran fatica per provare ad irrigare, però comunque ho irrigato, diciamo, circa 20 ettari di prodotto sui 65 che ho giù di triticale. Ho irrigato quelli che sono riuscito a fare, e all'interno di quelli che avevo la possibilità di irrigare grazie al pozzo, ho irrigato la parte più ghiaiose. Perché? Prima di tutto perché ho la fortuna di trovare le ghiaie all'inizio, vicino ai fossi, e quindi non dove cola il campo, per cui fortunatamente siamo riusciti. E poi perché comunque l'acqua in fondo non riuscivamo a mandarcela, perché non avendo questa portata importante non riuscivamo ad arrivare dappertutto. Siamo riusciti a tamponare il più possibile. Ho fatto un errore, una mezza cazzata, perché sinceramente pensavo di non riuscire ad irrigare, e invece sono riuscito, e probabilmente avrei dovuto e potuto iniziare prima ad irrigare. Avrei dovuto farlo 15 giorni prima, averlo saputo. Invece pensavo proprio di non riuscirci, perché in esperienze passate avevo visto che nei fossi praticamente se la beveva tutto il fosso l'acqua, no? Invece stavolta solo col pozzo sono riuscito comunque a far arrivare l'acqua alla turbina, sebbene fosse poca, però siamo riusciti a pasticciare un po'. Poi finalmente sono venuti questi 50 mm 2 giorni fa, insomma piove da un paio di giorni, e devo dire che il triticale ha già cambiato un po' faccia, perché si vede già che il colore è leggermente cambiato. Era molto grigio, adesso rimane ancora sul verde tendente al grigio, però lo vedete anche alle mie spalle, è un triticale abbastanza accettabile, ecco, non è clamoroso, però è salvabile. Ci sono dei punti in cui è molto più brutto, ci sono dei campi in cui è molto più brutto. Io, come voi sapete ormai, lo dico sempre, ho dei campi molto diversi uno dall'altro. Ci sono dei campi completamente di ghiaia, ci sono dei campi di terra, e ovviamente dove c'era la terra è riuscito a tenere di più ed è anche discreto. Non saranno mai le produzioni che ho fatto l'anno scorso. Sono riuscito a fare delle produzioni veramente veramente fantastiche, perché ho fatto 450 quintali a ettaro di triticale, mentre invece quest'anno ci accontenteremo, e poi vi terrò informati su quello che riusciremo a produrre. Come vi dicevo, venderò cara la pelle, infatti ci ho messo una settimana, e oltre ad averci messo una settimana ci ho messo un sacco di soldi, e quindi alla fine però siamo riusciti a fare qualcosa, a fare il possibile. Faccio vedere per esempio questo campo qua, che adesso è alle mie spalle, è un campo di ghiaia, un campo abbastanza problematico. Adesso ve lo faccio vedere qui alle mie spalle. Come vedete ha delle criticità. Questo è un campo pieno di sassi, un campo che ha sofferto tantissimo, un campo che sarà irrecuperabile. Alle mie spalle, andando in quella direzione sulla stradina,
si trova i due campi che sono, che noi chiamiamo i due campi di là della Riola, perché sono appunto al di là di questo canale, di questa roggia Riola, e sono molto problematici perché sono terreni brutti, terreni che normalmente mettevo in zona EFA, Ecological Focus Area, appunto di a riposo, perché erano i campi peggiori probabilmente che ho. E anche questo alle mie spalle, che comunque è un buon campo, che si chiama La Coda, è un campo che purtroppo in alcune zone è soggetto a delle vene di ghiaia che noti. Praticamente il triticale è come fare uno studio geologico, ti dice perfettamente dove c'è la terra, dove c'è la ghiaia, in che percentuale. Uno che conosce un po' i campi e che ha l'occhio allenato, ma non ci vuole un gran fenomeno qui per capire che c'è una grossa differenza tra quello che c'è qui alle mie spalle e quello che c'è da altre parti. Qui per esempio fai 30 metri e ti si alza il triticale, si alza dalla metà al doppio. Qua ti arriva poco più di uno stivale e là ti arriva l'altezza del petto. Qua sono proprio la differenza, stessa qualità, stessa specie, cioè non cambia niente se non proprio il terreno. Vedete quanto va a diradare da lì andando in verso il giù, mentre qui è altissimo. Adesso la stradina è più alta rispetto al campo, ma se entri il campo ti arriva qua. Adesso vi faccio vedere, per esempio, in questo caso io, cioè il triticale, adesso questo è, siamo vicini, però lì è ancora più alto, mi arriverebbe qui. Ed è quello che avevo ovunque l'anno scorso ce l'avevo tutto alto fino al collo, ed era tutto fitto, tutto bello, però la pioggia è venuta in un periodo, diciamo che opportuno, non tanto per salvare questo nanismo che ha preso sulle ghiaie, ma quanto perché è in fioritura. Se avete notato dalle immagini di copertura, il triticale sta praticamente fecondando, e quindi io mi auguro che dal punto di vista dell'amido possa incrementare ancora grazie all'acqua, perché l'acqua è vita chiaramente, e quindi senza l'acqua non riesce a produrre. Speriamo, sono molto curioso, mi sto facendo un'esperienza. Certo che è una cosa clamorosa, su 3 anni abbiamo avuto 2 anni di siccità. Guardate, se vedete alle mie spalle quanto è ondulato questo triticale qua della Coda, è impressionante. Ci sono dei punti dove è bellissimo, ci sono dei punti dove lo vediamo anche d'estate quando irrighiamo il mais, lì in mezzo c'è un cerchio in mezzo al campo dove facciamo una fatica assurda a mandare avanti l'acqua. Tanti mi hanno detto: perché non irrighi con altri sistemi, perché l'irrigazione a scorrimento spreca un sacco di acqua. Sono discorsi, sì, che hanno un senso, ma che andrebbero un po' approfonditi, perché l'acqua alla fine non viene sprecata, perché l'acqua che non viene bevuta va comunque in falda, pertanto non cambia molto. Certamente hai dei costi importanti, certamente può darsi che ci sia anche un certo spreco, certamente puoi stressare la pianta perché gli dai un sacco di acqua, sia ai pleutino vernini, sia anche ai mais. Si potrebbe pensare di fare altri sistemi, e lo sto facendo uno studio di fattibilità per capire come fare ad irrigare nella mia azienda. C'è sicuramente il pivot, il ranger, c'è la gocciolante superficiale, c'è appunto la subirrigazione, che potrebbe essere interessante perché vai a sopperire ad alcuni problemi che sono la conformazione di alcuni campi e di alcuni appezzamenti che non sono perfettamente regolari, quindi dove non è facile fare un pivot o fare un ranger, però altre problematiche. Insomma, l'investimento, innanzitutto cambiare sistema di irrigazione non è uno scherzo, c'è un investimento sulla mia azienda che oscilla tra i 250 e i 450 mila euro a seconda del sistema che utilizzi. Quindi cioè, non è una cosa che dici: ma perché non cambi, come dire, ma cambia marchia di sigarette. Non è proprio la stessa cosa. Quindi questo vi invito a fare, perché con la bocca sono capaci tutti di fare le cose, bisogna poi pianificarle e renderle operative, che è quello che stiamo pensando di fare. Ci sono diversi bandi interessanti di cui magari vi terrò informato,
però è tutto evidente che il problema su un doppio raccolto della quantità di acqua e l'altro grosso problema anche della manodopera ci devono far riflettere come imprenditori agricoli sul come fare in futuro questo tipo di operazioni. Per il momento vi lascio queste riflessioni, fatemi sapere quello che pensate, se avete esperienze riguardo a questi tipi di irrigazioni innovative o come fate nelle vostre aziende, mi fa sempre molto piacere saperlo. Per il resto vi saluto e vi auguro un buon lavoro come al solito. Ciao ragazzi!